all'ingresso nelle gabbie di partenza. Eccolo che partono in questo momento, dovrebbe essere un segnale valido della corsa. Vediamo di seguire Impeto Cup, che è di nuovo battistrada della gara con Play Dancer. Si rinnova praticamente lo stesso cliché della precedente corsa, con Play Dancer subito in avanti, ma questa volta ad attaccare è Manuel Ramirez, che si ostina con decisione a portarsi sul battistrada Play Dancer per impegnarlo a fondo e poi passare in vantaggio. Manuel in testa su Play Dancer, poi Impeto Cup, poi ancora Ontario, mentre col numero 8 cerca di risalire Namek RL, che si trascina il numero 7 Noah B, più indietro sono gli altri. Manuel Ramirez sempre in vantaggio, Play Dancer a seguirne le mosse, al largo c'è Namek RL che fa un favore a Noah B, in pratica nella scia dello stesso Namek, ma Manuel Ramirez continua nella sua marcia in avanti con Namek, che adesso appariglia completamente il Play Dancer e poi punta sul battistrada, mentre Noah B va a formare pariglia con Play Dancer. Lungo la corda c'è sempre Impeto Cup, i cavalli sono raggruppati in un fazzoletto quando si affronta la dirittura opposta, Manuel Ramirez, poi Namek RL, ancora Play Dancer, poi ancora Noah B, quindi Impeto Cup, ancora Ontario. Piove davvero pesantemente ed è Noah B che in pratica si sbarazza degli avversari con una punta di velocità che mette in crisi tutti e guadagna terreno nei confronti di Manuel Ramirez, che a sua volta precede Namek RL. Noah B è padrone della situazione quando i cavalli entrano addirittura ad arrivo e conduce ancora di forza, pigiando sull'acceleratore, andando a concludere indisturbato. Secondo è Manuel Ramirez, terzo Namek RL, mentre per il terzo posto dovrebbe esserci lotta, adesso lo vedremo. Vediamo ancora l'arrivo vittorioso di Noah B, che precede il numero 10 di Manuel Ramirez, mentre terzo è Namek RL, e per il quarto posto, se a questo punto andiamo avanti, c'è il numero 6 di Matilde di Re, che così completa il quartetto dei cavalli piazzati.